In questo video ho avvistato Tenghe Tenghe e John Pork. Soprattutto John Pork è entrato in casa mia, purtroppo, e faceva cose strane, lo capirete dopo. Io quindi adesso ho molta paura di John Pork. Dannazione, ragazzi. Ragazzi, guardate, Tenghe Tenghe qua praticamente ho messo la sua videocamera da cui registra tutto, vedete? Porca di quella puzzardona scurreggiona. Ma quindi qua si mette e fa Tenghe Tenghe, Tenghe Tenghe, Tenghe Tenghe, fa così tipo... Oddio, ma è un pazzo! Effettivamente questa sembra la zona dove ha registrato alcuni dei suoi video. Non so se è proprio questa oppure magari è simile. Però si dice purtroppo che se lo richiami lui arriva. Ma in teoria lui non è cattivo, anzi ho paura di entrare qui dentro. Anche perché ci sono persone strane. Non vorrei mai che entrasse Tenghe Tenghe. Io direi di cercarlo per la mappa. Tenghe Tenghe, Tenghe Tenghe, sei qui per caso? Se io mi metto qui, sei per caso qui, se cado... Ah! Mi sono fatto male. Dannazione, Tenghe Tenghe, sono caduto da un ponte. Dove sei finito? Per caso registra qualcosa? Magari sta registrando chissà cosa. Magari forse la versione, non so, posseduta di Tenghe Tenghe. Non so se è veramente il vero Tenghe Tenghe, ragazzi. Sarebbe un problema se lo fosse. Secondo voi invece? Cioè, secondo voi potrebbe essere Tenghe Tenghe vero, vero, vero? Perché potrebbe... Io ho paura, perché se arriva veramente qua... Perché, allora, io ho inserito questa mappa dicendo, effettivamente, sapendo che mi sarebbe comparso Tenghe Tenghe nella vita reale, purtroppo. Ok? E questo potrebbe essere un piccolo problemino, ragazzi. Soprattutto se Tenghe Tenghe poi dopo impazzisce, no? Infatti non vogliamo che impazzisca. Soprattutto, ragazzi, bisogna stare attenti, perché potrebbe essere appunto una versione tipo posseduta o sbagliata di lui. Cioè non la vera versione di Tenghe Tenghe, però qualcos'altro, insomma. E infatti questo posto è molto strano, ragazzi. Ma vive qui, secondo voi? Mi sembra strano, eh. Anche perché non c'è niente nel raggio di chilometri. Che cosa... Oh, oddio, guardate qua. Cosa c'è scritto? No, dice che di non andare. Vabbè, io vado lo stesso. Forse qui c'è la versione di Tenghe Tenghe. Signor Tenghe Tenghe, sei qua. Spacco i muri! Adesso entro all'interno di questo coso. Tenghe Tenghe? Tenghe Tenghe, Tenghe Tenghe. Ok. Oddio, si può aprire, ragazzi. No, si può aprire. Oh. Oddio, ho paura. Vorrei andare a mettere il drone. Soprattutto, io so che sui tetti si nascondono questi tipi di versioni stranissime, stranosse. Ok, l'ho messo praticamente lì. Adesso si può volare con questo drone. Vediamo un attimo che diavolo c'è qui. Perché sui tetti si nascondono. Ragazzi, ma quello è Tenghe Tenghe? No, aspettate un attimo. Non mi dite. Non mi dite che quello è Tenghe Tenghe, ragazzi. Non mi dite che quello è Tenghe Tenghe. Guardatelo. È proprio lui, vedete? Oddio, ma cosa si fa qui? Ho paura che mi... No, 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 no. Mi distrugge il drone, ragazzi. Può saltare. Ma c'è solo la testa sua. Ma che strano. Come caspita si fa ad andare su questo tetto? No. Ok, io direi di toglierci un attimo il drone. Ok, togliamocelo. Andiamo sul tetto. Ho capito, andiamo sul tetto. Facciamo così. Ok, perfetto. Cosa? Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Quello è Tenghe Tenghe. Quello è Tenghe Tenghe. Ma che cacchio ha? Perché fa così? A me Tenghe Tenghe sta simpaticissimo, ragazzi. È il best. È il migliore. È bravissimo. Fa Tenghe Tenghe. Questa versione qua è veramente inquietante. Ma che cacchio ha questa versione? Perché fa così? No, no, no. Poi sto salendo da questa parte. Non sembra più che ci sia niente. Però secondo me qua sopra, proprio qua sopra il tetto, si nasconde la vera versione di Tenghe Tenghe. Ho un'idea, so cosa fare, perché si può buggare il tetto, ragazzi. Si può buggare il tetto assolutamente. Qua contenuti props, che significa cose strane. Però faccio così. Ok, poi dopo devo saltare qua così e... Porca vacca! Ok, ci sono ritornato, dannazione. Vabbè, va bene, anche un lavandino, non importa. Però faccio così. Ok. No! Mi ha ucciso Tenghe Tenghe, ragazzi. Porca vacca, dannazione a te, Tenghe Tenghe. Ok, eccomi qua. Eccolo, è proprio lui. Ma dannazione, ma cosa ci fa qua? Adesso ti faccio volare, non posso. Ma non sento più il volume? No, ragazzi, guardatelo. Mi sta guardando. Oddio. No, 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 vi prego. Cerchiamo di toglierlo. Come si fa a togliere? Come lo togliamo? No, no, è così? Sì, così, così, così. Rimuovi. Ok, l'ho rimosso per fortuna. E ora sono ritornati i suoni, sentite? Sì. Madonna. Ma quindi ci aveva tolto i suoni pure Tenghe Tenghe.
Che strano. Ma dannazione, ma che strani, è troppo strana questa cosa, ragazzi. Però ragazzi, noto che diciamo era diventato aggressivo solo quando l'avevo, insomma, ero andato vicino a lui. Prima però non era aggressivo. E questo posto, guardate qua, è tutto distrutto. Ma cos'è? Questo è forse il villaggio di Tenge Tenge? Io non credo, ragazzi, ovviamente. Cioè, però mi sembra strano che sia proprio qui in questo posto. Cioè, non vorrei... Forse ci stanno dicendo che Tenge Tenge... A Tenge Tenge gli hanno distrutto il villaggio? O il posto dove abita, insomma? Può essere, ragazzi? Guardate, è tutto distrutto qui! Mi dispiace, accidenti! Ma che cacchio è successo qui, ragazzi? Dai, tutto quanto distrutto. Ho come l'impressione che il mistero sia tutto qui dentro del perché sia successo tutto quel... Ma ragazzi, ma cos'è successo? Ma chi è... Ma questo è John Pork, ragazzi! Oh mio Dio, ma avete capito chi è questo? È un tizio che chiama su Instagram e che diventa sempre più vicino ogni volta che arriva. Oddio, no, 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 salta, vai su, no, no, che paura, che paura, che paura, che paura, che paura. Dannazione, che salto enorme che ho fatto perché ho paura, Madonna! Ma assurda questa cosa, ma non è proprio giusto. Ma John Pork, dannazione, ti odio tantissimo. Ragazzi, avete visto? Questo John Pork cattivone forse ha distrutto il villaggio a Tenge Tenge? Fermati! Fermati! Madonnazione! John Pork, ti ho dato l'ultima opportunità prima. Non te ne darò un'altra. Adesso scomparirai... Scomparirai dalla faccia della terra. Rimuovi! Addio! Ed è scomparso in teoria, giusto? Bene! Ho paura che per ora arrivi qua perché si è arrabbiato perché l'ho tolto. Ragazzi, se si arrabbia così tanto che adesso arriva qua... No, vi prego, no, no, no. Ma poi da questa parte continua? Oddio, ma guardate qua. Continuava effettivamente. Qua è tutto di nuovo distrutto. Sarà di nuovo stato John Pork. Tenge Tenge, quindi prima mi ha ucciso perché era arrabbiato. Ma non sono stato io a distruggere tutto quanto. Dannazione! Non sono stato io. Io non distruggo le cose. Al massimo le rubo. Scherzo. Dannazione! Non è giusto! Non è proprio giusto! Aspettate, non posso farlo. Se no si arrabbia Tenge Tenge, giustamente. Non è giusto! Uffa! Adesso sto guardando le telecamere di sicurezza, ragazzi. Perché, dannazione, non è proprio giusto che John Pork sia... Proprio da questa parte. Infatti adesso cerchiamo di capire se c'è qualcuno, perché tanto le telecamere di sicurezza mi dicono se c'è qualcuno. Sicuramente. Però non mi sembra ci sia nessuno. Quindi in realtà meglio così. Meglio per noi. Ragazzi, ma quello, quello è John Pork. Oh, porca puzzarda. No, 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 cosa ci fa qui dentro? No, per favore, vattene via, cosa sta facendo, ragazzi? Ma dannazione, non puoi permetterti, non devi permetterti, vai via da qua, non mi puoi distruggere tutto pure in casa mia, ragazzi, non può farlo. Non si può fare, John Pork. Cosa faccio? Chiamo la polizia, cosa faccio, ragazzi? Ah, ma cosa fa? Se ne sta uscendo. Sta uscendo da casa mia, meglio così in realtà. Quindi questo vuol dire che era entrato. Prima, senza accorgermene, perché stavo giocando questa mappa. Oh, dannazione. Questo John Pork non va per niente bene, ragazzi. È completamente impazzito e io ho paura che Tenge Tenge sia talmente arrabbiato da voler fare fuori tutti quanti adesso, giustamente, anche perché ha distrutto tutto quanto.